Ciao a Televisionet da Alma Megretta. Da Sanremo, ciao. La nostra canzone dice all'inizio mamma non lo sa, perché il protagonista dice mamma tu non sai, la vita cambierà, sarà tutto meglio quando la modernità, arriverà la modernità e sarà tutto meglio. Buttiamo via proprio in pochi secondi tutto, saperi millenari, cose che ci importa, tanto noi ormai siamo avanti e indietro non si va, quello dice il protagonista illuso. La modernità poi lo tradisce, lo lascia, come dire, così dice a Napoli, a piedi, ce lo lascia quindi con in braghe di tela, e alla fine lui dice mamma sì lo sa, è costretto ad ammettere che comunque mamma sì lo sa. Questo, con questo pezzo noi non vogliamo alzare la bandiera tradizionalista, ma in qualche modo anche sì, nel senso che a volte se molto si fa in fretta a buttare via appunto cose, saperi, credenze, cultura accumulata appunto in migliaia d'anni, esperienze umane che si danno la staffetta di generazione in generazione per credere a miti che sono molto, molto caduchi, molto, molto, come dire, effimeri. Uno di questi, per esempio, è quello che succede oggi, no? La modernità arriva, fa piazza pulita, ti fa credere tante cose, poi c'è la crisi e dice adesso non ti possiamo dare più tutto quello che ti abbiamo promesso. Dice, beh, io che faccio? Posso tornare a quello che ero prima? No, perché noi abbiamo fatto piazza pulita di quello che eri prima, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista dei tuoi campi, delle tue, delle cose che facevi prima. Non esiste più niente, adesso arrangiati. E quindi l'esortazione è riprendiamoci l'umanità, teniamoci la mano, soltanto uniti potremmo non cadere, e riprendiamoci questa umanità. Il secondo pezzo l'ha scritto Federico Zampaglione con Federico e Domenico Zampaglione. Federico è un musicista che noi frequentiamo da moltissimi anni, anzi l'abbiamo frequentato molto all'inizio, proprio agli inizi comuni. E niente, lui ha scritto questo testo che chiaramente magari è un pochino lontano da quello che facciamo di solito, però secondo me siamo riusciti a trovare un bel mix tra le nostre atmosfere, il fatto che comunque questo testo ha questo mistero di questo viaggio verso lo sconosciuto, che mi sembra insomma simbolicamente una bella trama. E niente, siamo felici anche il fatto che io credo che sia molto complementare all'altro pezzo, quindi la possibilità di presentare due rovesci, diciamo, della medaglia mi sembra la cosa più giusta da fare in occasione di questo nuovo regolamento dei due pezzi. Come se questa canzone fosse un antesignana di mamma non lo so, in effetti è una canzone che è stata scritta agli inizi del boom economico italiano negli anni 60, credo, e già denunciava i limiti di questo boom economico, che poi ha avuto il suo sviluppo e la sua caduta, insomma, negli ultimi tempi. E quindi come se noi avessimo preso il testimone di questo modo di affrontare l'analisi attraverso una canzone, poi non è che si è scritto un trattato, diciamo, di quella che è la situazione dello sviluppo, del modello di sviluppo italiano, insomma, che poi ha mostrato dei limiti molto seri, molto gravi, che appunto ha lasciato in migliaia di famiglie alla mercé della povertà, non solo economica ma pure culturale. Tutti quanti però mi dicono che quel palco lì è un palco, insomma, molto difficile, quindi non vi basate sulla vostra esperienza, avete fate tanti concerti, cioè avete 20 anni di carriera, avete suonato anche nei posti più terribili. Io poi penso che potrà mai succedere, però tutti dicono aspettate che c'è una specie di lo spirito di Sanremo come il fantasma dell'opera che ti condiziona, insomma, quindi bisogna stare attenti, che è un palco difficile. Immagino che la sensazione sia dovuta al fatto che è un fenomeno talmente nazional popolare Sanremo, che come insomma sempre stare davanti alla mamma che ti giudica, dice ti ho visto che eri con quelli che ti ho detto di non andare, quindi un po' una cosa così, un po' tra il timor familiare, non lo so, il timore di essere visti da tanta gente che ti conosce, parenti che non avrebbero mai visto magari un concerto nel club, appunto quello fumoso, non lo posso dire perché non si fuma più nei locali, ma insomma per capirci.
e invece ti possono vedere in un palco molto esposto, quindi questa storia qua può darsi che condizioni anche persone che hanno esperienza di concerti dal vivo come noi, però siamo pronti.